Oggi prepariamo la torta al pesto. Questi sono gli ingredienti: farina zero, acqua, sale e lievito per torte salate. Per la cottura della torta è necessario un testo, che non è altro che un disco di ghisa dove cuoci la torta sopra il gas. Per prima cosa andate a formare una fontana sopra il piano da lavoro con la farina. Aggiungete il sale e anche il lievito per torte salate. Quindi andate ad impastare con l'acqua. Aggiungete l'acqua un poco alla volta. È importante aggiungere l'acqua un poco alla volta per evitare di fare un impasto troppo molle. Come potete vedere, l'impasto stacca bene dal piano di lavoro, quindi è quasi pronto. Questo non è un impasto che necessita una lavorazione molto lunga. Quando avrete ottenuto un impasto liscio che stacca bene dal piano di lavoro, la torta è pronta e impastata. Ora formate una palla fornendo la pasta. Quindi mettete uno spolvero di farina sotto di essa, uno spolvero sopra, coprite con un canovaccio e lasciate riposare per 10 minuti. Trascorso il tempo necessario per far riposare la pasta, per prima cosa accendete il fuoco sotto al testo in modo che si scaldi, mentre noi andremo a stendere la pasta. Ora girate la palla di pasta che avete fatto. Mettete un leggero spolvero di farina, iniziate a schiacciare un po' l'impasto con le mani. Quindi con il mattarello andate a spianare la pasta, dove dovrete spianarla ad un'altezza di circa 3 cm, 2-3 cm. Spianate la pasta dandogli la forma rotonda. Per controllare quando il testo è in temperatura, andate a mettere un poco di farina. Come vedete, la farina, dopo poco tempo che l'ho messa, inizia a prendere un colore nocciola. Quindi vuol dire che il testo è in temperatura. Ora che il testo è pronto, andate a prendere la torta e ad appoggiarla sopra. Attendete all'incirca un minuto prima di andarla a forare con una forchetta. Quando andate a forare la torta con i lembi della forchetta, tenete i lembi rivolti verso l'alto. Per una cottura più uniforme andate a aggirare la torta sopra il testo.
controllate che la cottura al di sotto della torta non sia eccessiva. Dopo circa 5-6 minuti la torta è pronta per essere capovolta. Andiamo a prendere. Andiamo a girare. Non necessita di buttarlo con la forchetta ora. Anche dopo aver girato la torta, giratela sempre su se stessa in modo che la cottura sia più uniforme. Per cuocere la torta occorreranno all'incirca 10-12 minuti, 6 minuti per lato circa. Quando togliete la torta calda dal testo, andate ad appoggiarla sopra un canovaccio. Dopo 10 minuti di cottura, la torta al testo è pronta.